Questo programma è offerto da Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. Buonasera e benvenuti alla prima puntata ufficiale di Go Curvy. Io sono Margot LeBlanc, sono Curvy Model e da oggi anche presentatrice di questo nuovo format. Sono davvero molto emozionata, in realtà, perché si tratta della prima trasmissione televisiva dove parleremo di mondo curvy e tratteremo tantissimi temi come l'inclusività, l'accettazione, la body positivity, ma anche moda, abbigliamento, salute, benessere, insomma, ne vedremo tantissime. E ovviamente qui con noi questa sera abbiamo un ospite in studio, ma prima di presentarvela chiederei alla regia di inviare una breve clip in onda. Beh, amici, Eye of the Tiger, cioè una canzone conosciutissima che già dovrebbe svelarvi qualcosa sulla personalità molto forte della nostra ospite di questa sera. Ho l'onore di presentarvi Cinzia Franco, proprietaria del negozio di abbigliamento Cinzia Curvy Couture di Cislago. Buonasera Cinzia. Ciao Claudia, anzi Margot. Margot è il mio nome d'arte, Margot lo spieghiamo. È il tuo nome d'arte, sì. E lo sappiamo. Sono molto contenta di essere qui, onorata del fatto che tu mi abbia invitato e, che dire, anche io sono abbastanza emozionata, anche perché nonostante la mia disinvoltura, no, nelle dirette, però... Ma in realtà Cinzia, io sono partita abbastanza giocando in casa, perché io e te siamo anche amiche, abbiamo anche, esatto, collaboriamo anche insieme, io sono una delle tue modelle, ma andiamo un po' più nel vivo e incominciamo un po' a parlare della tua attività. Mm-hmm. Come mai hai deciso di dedicarti al mondo curvy? Perché è proprio un negozio di abbigliamento curvy? Allora, partiamo da lontano. Quindi io ho rilevato questo negozio nel 2003, a giugno del 2003, mm-hmm, ed era un negozio, un vecchio negozio, diciamo, di paese, dove si vendeva un po' di tutto, quindi dalla merceria, un po' di abbigliamento. E ricordo le parole dell'allora proprietaria che mi disse: Cinzia, mi raccomando, buttati sull'abbigliamento, ma dedicati alle taglie morbide. Ovvero, lascia stare il parco taglie 40, 42, 44, ma spingiti oltre. E io l'ho ascoltata pian piano, quindi è stata una trasformazione lenta. Nel senso che il negozio che tu oggi vedi non è quello che io ho avuto nel 2003 e poi ancora... tante volte mi spiegavi in realtà che all'epoca si parlava di taglie morbide o taglie conformate. Allora, vero? All'epoca, allora nel 2003 non si parlava certo di curvy. Curvy è un termine che è stato coniato ad hoc e che oggi dire curvy fa business, c'è poco da fare. Verissimo. No? Io so di dire una cosa che potrebbe andare contro il mio interesse, ma torno da lontano. Nel 2003, 2004, 2005 di tutto si parlava fuorché di inclusività, di body positivity, ma le taglie morbide erano legate a vecchio. Morbide, conformate, calibrate, taglie forti. Questa era la denominazione che veniva attribuita a quei capi di abbigliamento che andavano oltre la 44. E poi c'era anche il preconcetto che tu portavi una taglia 50, ergo
sei vecchia, sei una sciuretta, come si dice dalle nostre parti, quindi ti devi vestire in modo classico. Io ricordo di aver fatto una fatica bestiale nella ricerca di capi che potessero piacere a me e quindi da poter proporre, perché io quando scelgo i campionari, quando scelgo comunque i pezzi da proporre, dico sempre: ma io me li metterei a prescindere dalla taglia, a prescindere dalla forma, cioè proprio come gusto mi deve piacere. Certo, è della stessa fatica bestiale che facciamo noi curvi in quanto clienti, perché io anche da cliente, io ti conosco non solo da modella ma anche da cliente, io sono una taglia 48, non mi vergogno assolutamente. A dirlo, e fino a poco tempo fa facevo una fatica bestiale a trovare cose che fossero trendy, alla moda, e questo è il punto. Ma tanto è, e anche qua magari mi faccio un autogol, da parte mia, che sono quindi il negoziante che deve andare a scegliere dei campionari, ti posso assicurare, Margot, che anch'io faccio fatica a selezionare i fornitori, perché in Italia il mondo, e adesso usiamo la terminologia curvy, è detenuto da quelle tot aziende che fanno il bello e il cattivo tempo come vogliono loro, no? A mio parere alcune di loro hanno un target, per quanto mi riguarda, troppo signora, troppo vecchio e troppo distante da quella che è la mia realtà. Io vesto persone come te, persone che sono immesse nel mondo del lavoro, persone grintose che comunque hanno una vita sociale, ok? Una vita sociale anche attiva, frenetica, quindi certo. La tua vita sociale potrebbe essere quella della andare a lavorare, quindi prendere dei mezzi e frequentare quel tipo di locali che ruotano attorno alla tua attività, no? al tuo lavoro. Non è certo il mio cliente tipo la signora che magari aspetta l'occasione per mettersi la canottiera brillocchiosa con la giacca super paillettata. Certo. Quella non è il mio business, non è quello lì. E io ho notato che tante aziende curvy italiane propongono quel tipo di abbigliamento. E per me lì è un fatturato zero. Io devo vestire la donna che tutti i giorni si deve cambiare, che è dinamica. Assolutamente. Capito? Quindi assolutamente. Si fa veramente molta fatica. Infatti, Margot, cosa ti ho detto? Che anche con Martina ne parlavamo l'altra. Lei e Martina e Margot sono le mie muse, no? Ispiratrici. Che andrò a delle fiere di settore. Adesso a gennaio andrò a vedere Who's Next a Parigi e poi andrò anche a Copenaghen, proprio per, come dire, guardarmi un attimino attorno e cercare qualcosa di alternativo. E noi ovviamente non vediamo l'ora, così riusciremo a sfoggiare i tuoi capi. Io certo. Aspetto con ansia, lo sai che ogni volta che vengo nel tuo negozio per me è sempre un po' come il paese dei balocchi. Ma parlando sempre, tornando un po' al discorso della tua attività, abbiamo detto che appunto è iniziata nel 2003, sì. E poi insomma, tornando un po' di più ai giorni nostri, c'è stato il Covid. Ecco, come hai affrontato tu questo momento? Domanda che poi in realtà interesserà tantissime persone che hanno delle attività esattamente come allora, te. Allora, io ho subito una forte crisi ante Covid, quindi questo mi piace dirlo per onestà intellettuale, perché io già prima del Covid, quindi parliamo del 2011-2012, quella crisi che poi ha toccato tanti settori e ha fatto veramente man bassa di attività che hanno la serranda abbassata. Io arrivavo già con le ossa abbastanza fracassate, è arrivato il Covid e ero a casa. Durante la prima ondata, chiaramente negozio chiuso, per me la vendita online, che poi non è la vendita tramite social, l'utilizzo dei social, era un mondo nel quale ancora mi muovevo molto poco e comunque non stavo facendo nulla. Allora mi sono detta, io qua devo chiudere. La banca sollecitava e ho detto ok, qua non ce n'è più per nessuno. E dopo aver pianto tutte le lacrime che potevo avere, sono andata a guardare quello che facevano le persone, i miei concorrenti, anzi i miei colleghi, più bravi di me. Io non so se posso citarne uno.
lo posso citare. Certo, io devo ringraziare il mio collega Paolo Ambrosetti, è titolare di Valingeria Ambrosetti a Varese. Lui è stato un pioniere dei social perché lui ha cominciato ad utilizzarli quando noi non sapevamo neanche che cosa fossero. E una volta ricordo che parlando con lui io chiedevo consiglio a lui su cosa fare, cosa non fare, lui mi aveva detto: ascolta, hai una bella faccia, hai una buona cultura, prendi in mano sto cellulare e parla. Confermo. Come parla? Mi fa: sì, parla, racconta quello che devi fare. Allora ho cominciato così, Margot, ho cominciato ad aprire l'armadio di casa e ho detto: ragazze, che ne dite se cominciamo a mettere in ordine l'armadio per pesantezza di capi, colore, dobbiamo lavare i maglioni di cashmere perché dobbiamo far posto a quelli di cotone. Allora spiegavo come lavare, ho cominciato a distillare fiducia nelle persone che dall'inizio erano poche e poi pian piano. E io devo, so che è brutto dirlo, devo ringraziare il Covid, perché attraverso il Covid io ho giocato il mio jolly e quindi sono rinata. Quell'occhio che piangeva è diventato l'occhio della tigre. Adesso io, il mio occhio non piange più, ma adesso io ho l'occhio della tigre, nel senso che è un occhio che ha fame di... come dire, non voglio apparire quella che non sono, perché io non sono, cioè, non smanio grandi traguardi, ho degli obiettivi ben precisi, ho bisogno di riprendermi quello che ho perso. E a te, Margot, avevo girato un video di Ema, che era uno youtuber che è morto recentemente. Lui è nel campo dell'automobilismo, no? Spiegava come mettere a posto, un meccanico, diciamo. E lui aveva anche fatto parecchia formazione e a me ha insegnato quel video e ha detto: se volete raggiungere i vostri obiettivi dovete avere l'occhio della tigre, ovvero un occhio sveglio, capace, vigile, non stare fermo, perché la tigre è sempre in agguato, è sempre in movimento. E io sono così. Ed è bellissimo avere te come ospite, al di là poi del mondo curvi, di cui parleremo un po' di più nella seconda parte, perché proprio qui abbiamo un esempio di un'attività, di un qualcosa che aveva bisogno di riprendere un po' ossigeno, quindi una storia di vita vera, di una situazione di difficoltà che nonostante tutto poi è riuscita, no? Certo, tu lo sai, Margot, che vabbè, la mia vita non è stata panna e fragola, no? Perché comunque ho avuto tanta sofferenza e te l'ho raccontata. Per me la carta delle dirette, diciamo, chiamiamola così, è stata proprio la mia the last chance. Ho detto: o la va o la spacca. Se va, devo raggiungere certi obiettivi. Se non va, io chiudo il negozio. E lo sai, avevo fatto anche un concorso al Politecnico per entrare come amministrativa. Ero arrivata seconda. A quel punto mi sono detta: se ho studiato 300 pagine in 3 settimane, tutte in inglese, ho detto: cacchio, questa posso testa fare tutto. È funzionante, ok. Posso fare di tutto. Esatto. Meraviglioso. Io direi che adesso possiamo andare in pubblicità, poi nella seconda parte rimanete con noi perché parleremo di mondo curvi. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
Triform, azienda specializzata nella produzione di attrezzature per il fitness dal design unico e inconfondibile, 100% made in Italy. Realizziamo e progettiamo spazi completamente attrezzati con i nostri prodotti, dal piccolo angolo di casa al mega centro fitness. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. Insegna che ogni bufera può strappare un bel fiore vero, non l'intera primavera, non può raderla al suolo, non può. Bentornati cari telespettatori e riapriamo questa seconda parte con una canzone di Eros Ramazzotti che appunto Cinzia mi ha richiesto tantissimo perché per lei ha un significato molto, molto preciso che vorrei che appunto ci possa spiegare. Ecco. Questa canzone si chiama Il Cammino, Margot. Quindi Il Cammino, il cammino, okay. No? E quale canzone più mi rappresenta in questo mio percorso, in questa mia seconda vita, se vuoi, no? C'è il ritornello che dice: ognuno di noi ha la sua strada da fare, ha il suo pezzo di strada da fare. E nonostante le bufere, nonostante le cadute, io sono qua e sono più forte di prima. E questo lo dico non per autopomparmi, perché lo sai benissimo che non sono una persona a cui piace dire io sono... No, cammino piuttosto con le spalle ricurve piuttosto che con il petto in fuori. Lo so. Però... Di strada ne ho ancora parecchia da fare e in questo pezzo di strada sai benissimo che cosa entra, no? Assolutamente, lo so ed è bello comunque, come dicevo anche prima, poter raccontare queste storie e anche delle emozioni, perché poi in realtà, come dicevo, al di là del discorso curvi ci sono tante altre attività che esattamente, o storie come la tua, no? Che in questo momento ci stanno guardando e che possono, a cui magari tu puoi infondere anche coraggio, al di là di tutto. Non è una questione di dire io cosa ho raggiunto, no. È semplicemente raccontare una storia che possa essere di ispirazione. Io credo che se una persona ci crede non deve mai mollare. Ricordo che, questo negozio io lo volevo chiudere tanti anni fa. Perché non lavorava come doveva lavorare, la mia testa non era centrata, la mia testa era altrove, ma Margot le ho pagate tutte, perché nella vita si pagano tutti, tutte e senza riserve, però non fa niente, l'importante è avere intanto la salute e soprattutto una testa funzionante e quanto più aperta possibile, perché se hai una mente aperta, allora puoi recepire quante più informazioni possibili, farti le tue, lavorarle e trasmetterle. E io è quello che sto cercando di fare nel mio piccolo, attraverso intanto la formazione, quindi i vari corsi, i vari workshop, no? Come si chiamano adesso, e soprattutto io ho voluto far mio un chiamiamolo progetto, se vuoi, no? Che coinvolga delle ragazze, delle modelle curvi come te, come la Martina, come altre che noi conosciamo e che poi sveleremo cammin facendo. Assolutamente. Per far vedere alle mie clienti, per far vedere alle mie amiche, come le chiamo, che essere curvi, che avere dei chili in più, non è pregiudicante, perché si parla di caratteristiche fisiche e non di difetti. Perché la bellezza non ha taglia, perché tu puoi pesare 90 kg ed essere bellissima, come al contrario ne puoi pesare 40-45 e essere brutta. Quindi vederti brutta, perché poi è come anche una persona si vede. Assolutamente. Io accolgo in negozio delle clienti. Esatto, infatti mi hai anticipato. Come sono le tue clienti e soprattutto che cosa hai imparato da loro anche? Allora, perché come sono le mie clienti, sempre. Identificare una,
buyer persona, come si dice nel marketing, è un pochettino difficile, nel senso che il mio pubblico è eterogeneo, quindi come mi può capitare la Margot che ha 40 anni, mi può capitare anche, che ne so io, Donatella che ne ha 60-62. Mi capita la persona, proprio sabato, una persona è venuta appunto da me e mi dice: guarda, io ti seguo su Facebook, ho trovato il coraggio di venire da te, chissà se riesci a vestirmi. Io la guardo e le dico: e perché non dovrei riuscire a vestirti? Perché io mi faccio schifo. Quando una persona ti dice così, tu dall'altra parte sei, cioè devi tirarle fuori tutte, perché tu sai che qualunque cosa vai a proporre, lei non si vedrà mai. Beh, Margot, lei è uscita, ha fatto shopping, le ho fatto provare tante cose perché io volevo che lei si vedesse bella. Alla fine io ce l'ho fatta. Non avevo dubbi, anche perché... È uscita piangendo e mi ha fatto commuovere. Non avevo dubbi, anche perché io stessa da cliente curvi, quindi con tutte le problematiche annesse e connesse, comunque posso dire che entrando in negozio da te mi sono da subito sentita a mio agio. Il non essere osservata, giudicata, ma mi sono proprio sentita nella mia comfort zone, proprio come esatto. A casa. Infatti a te piace tante volte parlare del tuo negozio come bottega? Sì, per me il mio negozio la chiamo, metto sempre l'hashtag la bottega delle curvis, no? Perché dire boutique mi sembra di dare un po' troppo tono. Io sono una persona molto, molto semplice, molto easy. Per chi mi conosce sa benissimo come vivo, come sono, come mi comporto, e quindi questi paroloni, questo tirarsela, cioè proprio non fa parte di me, anzi, cioè mi fanno grattare quelle che se la tirano, e tu lo sai. Lo so. È una bottega perché? Perché durante quest'anno, hai visto, io ho ospitato, come si suol dire, varie persone, e allora la psicologa che ci può aiutare per un determinato aspetto, e il nutrizionista, piuttosto che l'avvocato, piuttosto che... Insomma, in una bottega si costruiscono cose, la boutique invece compra, rivende in modo asettico, ed è quello che a me non piace fare. Che cosa mi trasmettono le mie clienti? Le mie clienti, quando sono contente e vedo che comunque... Sono soddisfatta. Mi aiutano, mi aiutano, Margot, ad avere autostima di me, mi aiutano ad avere sicurezza, perché come ti ho detto, io posso sembrare una persona così, no? Che spacca il mondo. Sì, io sono forte come carattere, ma anche perché la vita mi ha messo di fronte a tante difficoltà, a sofferenze inenarrabili, e se non avessi avuto questo carattere magari... Certo. Non sarei qua. Però sono anche una persona molto insicura. Sono una persona che vede bello gli altri e non se stessa, capisci? Quindi voi mi aiutate a star bene. Certo. Sono egoista a dire così. Per cui per me questo è un lavoro, ma è un divertimento, perché io lo faccio davvero con tanta, tanta passione. Ecco perché io ti ho voluta come mia ospite, perché quello in cui credo profondamente è anche avere qui persone che credono veramente in quello che fanno, legate chiaramente in questo contesto al mondo curvi, ma non solo con un'ottica speculativa, no, o di business, perché adesso si parla tantissimo, è un po' il discorso body positivity, il discorso curvi è un po', va un po' di moda. Esatto. Ecco. Allora, Margot, io sono fresca fresca di un forse campionario, stavo andando a fare un campionario, non l'ho fatto. Ma sai perché? Due sono le ragioni. E la prima, che non c'era niente che mi facesse dire wow. La seconda, perché la persona che mi ha fatto vedere questo campionario, oltretutto di una linea un po' morbida, è grassofobico. E del mondo curvi non capisce una cippa lippa, ok? E io me ne sono andata. Esattamente. Quindi so che quella linea mi avrebbe portato business, perché è molto pubblicizzata. Però io avevo di fronte una persona che non ne capiva un Kaiser. Ecco. Stava scappando la parolaccia. Però, quindi, ecco, ci siamo capite. Questo per dire curvi oggi è business. Io cerco di usare la parola curvi, il giusto, cioè proprio il giusto, ma cerco di dire taglie morbide, taglie dolci.
perché curvi lo sai anche tu, me lo avete spiegato anche tu e Martina. Sì. Curvi che cos'è? Sono le curve del corpo di una donna, quindi va da sé che il corpo di una donna, anche di una 42, ha delle curve, certo, che sono differenti rispetto a un corpo che è una 50, una 52, ma curve sono. Vero, verissimo. La femminilità. La femminilità, esatto. La femminilità. Quindi questo è anche un altro dei miei obiettivi quando vesto una mia cliente, tirar fuori la sua femminilità. E comunque assecondare il suo desiderio, perché se io ho di fronte te che mi dici guarda, qualunque cosa, ma non farmi indossare degli abiti, io gli abiti non te li propongo, né adesso né mai, te li proporrò solo nel momento in cui tu sei disposta mentalmente ad accettare un abito. Peraltro sottolineo e rivelo al pubblico che io, che sono una convinta indossatrice del colore nero, perché si dice sempre che il nero sfina, quindi figurati, venendo da anni dove non mi sono mai vista abbastanza magra, il classico nero, Cinzia però riesce a darti colori. Darmi colore e a dare, sì, colore anche a tante altre donne. Sì, e sai che difficoltà, Margot, a trovare anche capi colorati che siano morbidi? Perché tu vai a scegliere, proprio adesso arrivo, ho guardato della maglieria da proporre, bianca, vabbè, il bianco perché è un colore neutro, no? Un colore un passepartout, però sempre grigio, nero, nero, grigio, nero, nero, grigio. Voglio dire, ma per quale motivo? Perché una persona che ha dei chili in più deve mortificarsi con il colore scuro? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Assolutamente. Non c'è né scritto da nessuna parte. Tant'è vero che se andiamo a vedere anche negli anni passati, basta sfogliare un qualunque libro di storia della moda, il colore è una costante. Andiamo a vedere Coco Chanel, ok, lei è iconica, no? Per il, certo, suo taglierino bianco e nero, ma nella maglieria ha messo colore. Christian Dior, piuttosto che la Schiaparelli, il rosa Schiaparelli, che è il rosa di questo studio, proposto in tutte le salse. Questo e non lo sapevo. Sì, questo è il rosa Schiaparelli. Specifichiamo anche la direzione, esatto, di GoTV, sì, che questo è il rosa Schiaparelli. È il rosa Schiaparelli. Cioè, però il colore c'è sempre stato, mai nessuno ha detto che oltre una certa taglia colore non doveva esserci. Per cui perché no? Cinzia, siamo in chiusura e a me piacerebbe raccontare ai nostri telespettatori che tu comunque sei a Cislago. Io sono però a Cislago. Anche per chi è distante? Allora, io sono a Cislago in Viale 4 Novembre 94. Uh-huh. Per chi è distante potete benissimo contattarmi al 347 406 5444. Mi trovate sui social, quindi su Facebook e Instagram, come Cinzia Curvi Couture. Io bisettimanalmente, il martedì e il giovedì sera alle 18.30, faccio sempre una diretta Facebook su entrambi i canali. Non ho un sito web, lo specifico, lo dico molto velocemente, non lo voglio, ma vendo attraverso le vendite con le videochiamate WhatsApp, quindi diretta Facebook, vedi una cosa che ti piace, mi contatti WhatsApp, ti dedico un'ora solo per te. Fantastico, quindi cari telespettatori, io ringrazio Cinzia per essere grazie stata te, qui con Cla. Noi, se la volete contattare avete tutti i recapiti, vi auguro una buona serata e vi ringrazio per essere stati con noi. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy.